partita di ieri. Io, per esempio, inizierei da Sami Khedira, che secondo me, dopo parleremo anche di Dybala, che è stato ovviamente ancora una volta delizioso, ma a mio avviso ieri Khedira è stato nettamente il migliore in campo, dimostrando una condizione fisica strepitosa, era praticamente ovunque. E so che probabilmente Fabio voleva tesserne particolarmente innamorato di questo giocatore, voleva farne una sorta di apologia, no Fabio? Sì, l'ho scritto ieri in chat, mi sono innamorato di questo giocatore. E a proposito, devo recitare un mea culpa, perché è un giocatore che non mi ha mai impressionato più di tanto negli anni scorsi, nel Real, in Nazionale, tant'è che quest'estate, quando poi, l'estate scorsa meglio, è venuto fuori prima la notizia, poi l'ufficialità dell'arrivo di Khedira alla Juve. Non nascondo di aver storto il naso più di una volta, dicevo, ma sostituire Vidal e prendere Khedira. E non mi riferivo chiaramente alle sue condizioni fisiche, che già allora non erano perfette. Però devo ricredermi, perché effettivamente, ora che l'ho visto forse prima non ero stato particolarmente attento in altri tempi. Ora che invece lo vedo giocare con continuità, e lo vedo sempre al centro dell'azione, fare sempre le cose più semplici, non gli vedo fare cose stratosferiche, ma, come dicevi poc'anzi tu, in ogni zona del campo. Finalmente ho rivisto un centrocampista che attacca lo spazio in profondità e si va a prendere gli spazi creati da Mandžukić in questo caso. Devo dire che effettivamente mi sono ricreduto. Questo non è un giocatore, è un grandissimo giocatore che fa la differenza. Poco appariscente, magari non sarà il Vidal della situazione, ma molto, molto prezioso. Cito una delle azioni di ieri, al di là del gol, secondo gol consecutivo in trasferta, quella fuga in contropiede a fine primo tempo, si è presentato solo davanti al portiere, che poi ha respinto in calcio d'angolo. Si poteva scansare Carnegie se fosse quindi. Peraltro, e lì, ripeto, mi ricredo, e effettivamente spero che la fortuna lo assista, e che finalmente possa dire di aver superato i suoi guai fisici, perché è veramente un grandissimo giocatore, e confermo di essermi innamorato pazzamente. Posso aggiungere un paio di cose su Khedira, che è un giocatore che anch'io Anche di adoro. più, se vuoi. Lo adoro, e da sempre, nel senso che a me è sempre piaciuto moltissimo questo giocatore. Ho letto da qualche parte che ieri comunque lui ha avuto il 100% di dribbling riusciti e il 93% di passaggi riusciti, dei quali passaggi 40-45, una roba del genere, 44 nella metà campo offensivo. nella metà campo avversaria, Ho fatto esatto. occhio ai dati sul sito della Juve, sì. Perfetto, perfetto. 44 nella metà campo avversaria. Io stavo guardando la partita insieme a mio figlio ieri, come non succedeva più da un mesetto, perché nelle ultime partite non avevamo avuto modo di trovarci nello stesso orario. E a un certo punto lui mi fa: ma siamo sicuri che è uno solo? Beh, era sostanzialmente ovunque e senza fare nulla di particolare. Cioè, questo ha l'intelligenza del campione vero. Bastava vedere il modo in cui si posizionasse a un paio di metri di distanza dall'avversario che portava palla, sempre nella direzione giusta per chiudere qualsiasi possibile linea di passaggio. Insomma, abbiamo comprato un campione del mondo, fra parentesi pagando sostanzialmente nulla, perché poi credo che al di là di 1.200.000 euro giù di lì, che sono andati a titolo di rimborso, per il resto sia arrivato sostanzialmente a parametro zero. Abbiamo comprato un campione del mondo e si vede, insomma. Non è un caso che con lui in campo la Juventus non abbia mai perso. Anche perché, non so se posso, secondo me di lui si può dire che è un giocatore silenzioso, nel senso che oltre a tutto quello che si vede, cioè l'inserimento piuttosto che il passaggio ben riuscito, lui tesse la tela.
Questa è l'impressione che dà, è sempre nel posto giusto al momento giusto e anche un leggero movimento di fatto mantiene l'equilibrio di tutta la squadra. È un dettaglio che magari molti non notano e si sente dire ma è inutile, ecco, è inutile perché magari, vabbè, evitiamo poi la gente che parla sempre troppo, però in generale non è sempre necessario fare il passaggio, l'exploit per essere fondamentale, lui lo è anche quando non ha la palla. Sì, ha sostanzialmente una grandissima intelligenza tattica, infatti io ormai lo definisco il professore, perché è un vero professore del centrocampo. E tra l'altro, scusami Alessio, volevo soltanto aggiungere l'ultima postilla, è da una grandissima qualità, gioca sempre di prima, non tocca mai il pallone due volte nello spazio di un secondo, grandissima qualità, perché chiaramente per giocare sempre e comunque di prima devi avere la testa per farlo e non invece portare palla e magari rallentare l'azione. Questa è una delle altre cose che ho scoperto vedendolo giocare con noi, di cui disconoscevo tale qualità, ecco. Sì, scusate. Sì, assolutamente. E, tra l'altro prima si parlava, no? Ma vi ricordate le cose che si dicevano a inizio anno? Si diceva, ma secondo voi se era così forte il Real Madrid, un giocatore del genere, lo lasciava andare via a parametro zero? Evidentemente sì. Evidentemente sì. Da loro che lasciarono Pirlo, poi ancora... Sì, vedo che tu hai capito da dove proveniva, questa... È un gioco abbastanza ricorrente, dai. Sì, ogni tanto rispunta fuori questo. Quindi, scusate, solo per riassumere, a parte Barzagli che costò quasi zero, poi arrivarono a parametro zero personaggi come Pirlo, Pogba, Khedira, Neto, Llorente. Insommato non va così male. Sì, anche Hernanes, giusto? Quello era facendo fare una minusvalenza all'Inter, non confondiamo. Ah, l'abbiamo pure pagato. Bene. Vedi che quando definisco il guastatore della redazione Juventino, vero, non sbaglio. Tra l'altro, su Khedira vorrei aggiungere, non è la prima partita, nel senso che ha bissato una prestazione altrettanto importante, altrettanto ottima, che era stata quella di Genova. Sono due gol consecutivi, mentre nella prima partita del 2016, io tra l'altro l'avevo anche vista dal vivo col Verona, non mi era sembrato, veramente un po' appannato, contro Sampdoria, e ieri con Udinese è stato qualcosa di... strepitose. Poi forse stiamo vedendo primi sprazzi di un Khedira pienamente in forma, cosa che non abbiamo mai visto, e soprattutto anche dal punto di vista offensivo, perché oltre al gol domenica ha fatto altri 4-5 inserimenti. Sì, c'era l'occasione dove, che dicevamo prima, dove poteva nascere il 5-0 a fine primo tempo, dove ha parato il portiere. Nel secondo tempo un'occasione molto simile. Secondo me sì, l'occasione in cui l'ha passata, l'ha voluta passare in mezzo a Mandzukic, sì, invece di... E tra l'altro stiamo in alcune puntate precedenti rimpiangevamo in questa squadra che mancava forse un po' gli inserimenti da dietro dei centrocampisti, delle mezze ali in particolare, invece... Con Khedira, ieri anche con la Samoa, devo dire, anche con la Samoa, stiamo ritornando finalmente a vedere quella che era forse una caratteristica importante anche nel passato di questa squadra, cioè le due mezzali che si buttano dentro creando moltissimi pericoli con un tempismo e con una precisione perfetta. E fra l'altro ieri era anche più difficile, perché nella partita precedente le mezzali erano tranquilli, perché tanto sapevano che dietro c'era Hernanes. Certo, ieri c'era Marchisio. No, sicuramente sta facendo molto bene, ecco, diciamo, riprendendo quelle che erano un po' le attitudini di Vidal e Marchisio quando c'era Pirlo da regista.
e faccio fatica magari anche a pensare a un nuovo acquisto in questo momento in quella parte di campo. Ecco, concordo. Se realmente è recuperato, e lo spero perché è un grandissimo giocatore a Samoa, con Sturaro, con Lemina, con Hernanes che fa numero, però ecco, cominciamo a essere tanti. Un giocatore magari che possa fare la differenza significherebbe panchinarne un